Abbiamo spesso detto che nel mondo è presente un ordine che è possibile conoscere con la nostra intelligenza. Il Big Bang non fu un'esplosione caotica, ma piuttosto un evento finemente sintonizzato, molto altamente ordinato. Sembra quasi che un progettista abbia tarato finemente costanti e quantità naturali per rendere possibile la vita. Un'interpretazione dei fatti basata sul senso comune suggerisce che un superintelletto abbia giocherellato con la fisica e che non sia il caso di parlare di forze cieche in natura. I numeri che estrapoliamo dai fatti mi appaiono così schiaccianti da porre questa conclusione al di là di ogni dubbio. E la presenza del DNA, che è un codice di informazione altamente specializzato, simile al software di un computer, ci conferma la presenza di un intelletto dietro la materia. Credo che gli studi sul DNA abbiano dimostrato, con la complessità quasi incredibile che connota i meccanismi necessari a generare la vita, che l'intelligenza debba essere stata coinvolta nel far sì che questi elementi straordinariamente diversi operassero insieme. Ma un'obiezione che spesso viene mossa è: Dio è un essere perfetto, si presuppone che i suoi design debbano essere perfetti. Ma i design naturali, negli esseri umani, negli animali, nella natura, mostrano delle imperfezioni. Conclusione: Dio non esiste. L'argomento è incoerente perché, primo, un designer è liberissimo di creare i design che vuole, può progettare una Ferrari o una Skoda. Che il fatto che un design sia bello, brutto, migliore o peggiore non implica l'assenza di design. Punto secondo, Dio potrebbe benissimo aver lasciato un certo margine evolutivo alla realtà. Se l'evoluzionismo fosse vero, questo spiegherebbe come Dio ha lasciato un margine di autonomia perché le cose assumessero determinate forme, non necessariamente e assolutamente compiute e perfette in ogni aspetto. C'è, in poche parole, un andamento evolutivo verso il miglioramento, il che spiega la presenza di imperfezioni. Terzo, la religione giudaico-cristiana, la Bibbia, non afferma in nessun punto che Dio era vincolato e costretto, essendo un essere perfetto, a creare qualcosa di perfetto come lui. Anzi, la Bibbia sottolinea che Dio è perfetto, ma la creazione non lo è. La creazione è in divenire, è limitata, ha delle potenzialità che si vanno esprimendo gradualmente. Inoltre, la dottrina del peccato originale ci parla di un mondo decaduto, che geme e soffre nelle doglie di un parto, in attesa di un compimento che lo trasfigurerà alla fine dei tempi, rendendo ogni cosa perfetta e incorruttibile, come dice San Paolo in Romani 8. Quarto, l'ottimalità può non esprimersi in singoli aspetti di un organismo, ma l'ottimalità d'insieme è sempre preservata, questo lo dice l'evoluzionismo. Nessun organismo mutato in modo aberrante sopravvive alla pressione selettiva, dunque la pressione selettiva trattiene nell'esistenza gli organismi che complessivamente sono funzionali e dunque scarta mutazioni aberranti, inutili o dannose. Quinto, punto più importante, una progettazione, un design può ritenersi riuscito o fallito soltanto in relazione allo scopo. Se Dio avesse voluto un uomo più durevole, ci avrebbe fatto la pelle al titanio, le vene di Teflon, ma Dio evidentemente nella sua sapienza ha ritenuto che l'uomo dovesse essere fragile, debole, capace di ragionare, di fare scienza e di amare, di servire, di sacrificarsi per amore. Ci ha dato una durata perché non montassimo in superbia. Ci ha dato un organismo che sente la fame perché non ci sentissimo indipendenti e autonomi dal mondo esterno, dai nostri simili. Abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. E attraverso i bisogni e le nostre debolezze e fragilità che non vorremmo vedere, che vorremmo non avere, attraverso il nostro limite Dio parla alle nostre vite. Il problema è che oggi l'uomo tende a odiare il proprio limite e a odiare Dio che ci ha dato questi limiti. Vorremmo essere onnipotenti nell'eterna e delirante ossessione del peccato originale. Mangiate di questo frutto e sarete come Dio, e sarete Dio. La scelta davanti all'uomo è sempre duplice: dubitare della bontà del progetto di Dio o fidarci di Dio ed entrare nel suo progetto per noi, che passa attraverso la nostra storia così com'è, con tutti i suoi ambiti feriti, dolorati, che passa attraverso il nostro essere, il nostro corpo, le nostre debolezze.
Ricordiamo San Paolo che cercò di chiedere a Dio di allontanare una spina dal suo fianco, un messaggero di Satana inviato per schiaffeggiarlo, una tentazione, qualcosa che gli dava il tormento, e Dio rispose: ti basta la mia grazia. Non gli tolse la spina, non gli tolse il tormento. Perché la potenza di Dio si manifesta pienamente nella nostra debolezza. E San Paolo conclude: mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché abiti in me la potenza di Cristo. La potenza di Cristo, il piano di Dio, passa attraverso la stoltezza della croce, un fatto incomprensibile per i giudei, per i greci e per noi oggi. Eppure è sempre la croce che noi innalziamo, perché sappiamo che nessuna malattia, nessun dolore e nemmeno la morte ci potrà separare dall'amore di Dio manifestato in Cristo Gesù, morto per i nostri peccati e gloriosamente risorto per aprirci le porte del Regno dei Cieli. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Se apprezzate il mio lavoro, condividetelo, mettete un like, lasciate un commento, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche e supportate come potete Conversione Costante. Grazie.